Saluto a tutti gli amici di Nexus Lab, davanti a voi avete lo smartphone più interessante dell'azienda di Acer a questo Mobile World Congress, l'Acer Liquid C1, l'unico presente qua in fiera di Acer smartphone basato su architettura Intel. Molto carino il telefono veramente ben costruito. Abbiamo questa cover posteriore con questo rilievo, con questa trama in rilievo che consente una presa molto salda, uno dei telefoni più ergonomici della fiera. Inoltre il processore Intel sembra comportarsi veramente bene, abbiamo praticamente zero lag tranne per qualche animazione ogni tanto, naturalmente questi sono sempre, ci tengo a precisarlo, quasi sempre, questi sono telefoni da fiera. Quindi sono stressati, sono maltrattati, hanno sempre qualche problema. Abbiamo appunto questo processore da 1.2 GHz Intel Atom e questa fotocamera da ben 8 megapixel con flash LED. Veramente un bellissimo smartphone. Qua Acer ha fatto un ottimo lavoro. Intel inizia, l'ho già detto, per il Razer E inizia a fare sul serio anche su questo campo. Inoltre l'autonomia, lo potremo dire soltanto quando ce l'avremo, ma l'autonomia ci dicono che è superiore rispetto ai quad core di questo periodo. Vi volevo far vedere un video che avevo già aperto in precedenza. Dobbiamo andare avanti veloce, come potete vedere tutto funziona bene. Acer ha la buona o cattiva abitudine, come dirsi voglia, di personalizzare al minimo l'interfaccia. Questo rispetto ai suoi fratelli è ancora meno personalizzata, perché non abbiamo la tendina con i tasti rapidi, che probabilmente magari si può anche attivare, ma non abbiamo trovato l'opzione. Andiamo a vedere Android 4.0.4, ma verrà presto aggiornato a Jelly Bean, ce l'hanno assicurato. Qua in Acer probabilmente con Intel c'è bisogno di effettuare un po' un'ottimizzazione maggiore. Abbiamo anche qua la radio FM, il Google Setting per gestire le app di Google in un'unica interfaccia. Per il resto poco altro, ovvero è Android stock, lo conosciamo. Vi assicuro comunque che il display è molto bello e soprattutto il telefono è compatto, longilineo e si tiene, si scrive comodamente con una mano sola e lo si tiene anche appunto comodamente con una mano sola. Non sono invece un grande fan della tastiera di Acer, che potrebbe essere fatta meglio, ma questi sono gusti. Comunque un telefono di fascia media, non sappiamo ancora bene a che prezzo arriverà. Se riusciremo a scoprirlo nel dettaglio ve lo scriveremo nell'articolo dove verrà appunto inserito questo video. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.